Gloria, allora siamo qui per questa nuova attesissima serie Rai. Innanzitutto ti chiedo, tu interpreti l'ex marito di Gloria, però è un ex marito con cui c'è un rapporto in realtà che non che ti voglio dire che è ancora in essere, però c'è questo rapporto un po' strano, cioè effettivamente non sembrate due divorziati a tutti gli effetti, no? Ma meno male, cioè nel senso i rapporti, le separazioni dovrebbero essere così, nel senso dovrebbero chiudersi con intelligenza, le persone dovrebbero essere intelligenti, se si sono amate non si possono odiare. Quindi in un certo qual senso rimangono, poi hanno una figlia insieme, quindi erano una famiglia, rimangono comunque due parti di un'unica cosa. E quindi questo personaggio è gradevole perché rimane la parte romantica, quello che è un cuscinetto, quello che cerca di risolvere un po' i rapporti tra madre e figlia, di un adolescente, quindi la madre che si rivolge al padre. E quindi la differenza fra il personaggio di Alex, che dietro le quinte è un truccatore, ma in realtà all'interno della storia racconta proprio questo, racconta la parte romantica della storia. Gloria invece è quello che succede al di là, quindi il dietro le quinte, e io sono invece il dentro la vita. Che poi infatti di solito è strano, no? Perché normalmente è la mamma che fa da mediatrice, no? Magari. E invece in questo caso sei tu che fai da mediatore tra figlia e mamma che hanno questo rapporto burrascoso. Beh, perché la vita di una star ovviamente ti porta, no, molti, molti disordini, molti disagi, come dire, capito, poi il narcisismo ovviamente, che in senso buono, che fa parte degli artisti, altrimenti non sarebbero tali, il voler apparire, il voler mostrare una parte di sé, ovviamente ti distrae magari da altre cose, appunto quello che in questo caso la figlia, la famiglia, eccetera. E quindi fortunatamente c'è Alex che ci pensa, che trucca. Senti, ma a parte il saper truccare bene, qual è una cosa che ruberesti al tuo personaggio? Una cosa che ruberei al mio personaggio? No, guarda, credimi, forse solo la parte che non ho è il fatto che del trucco, che non so proprio truccare, cioè non mi trucco, non sono un trucco, mai messo. No, come vedi, È no. tutto naturale, quindi non usi neanche la bava di Lumaca di Sabrina. No, uso la mia, quella, la mia bava, ormai sbavo, quindi la uso. Senti, e ecco, portare una serie che si ispira molto a certi film americani, no? Perché effettivamente nel cinema italiano, come abbiamo visto, non ci sono molti ruoli per le donne arrivate a un certo punto della carriera, no? E questo forse è proprio uno di quegli esempi classici, cioè nel senso, come abbiamo visto anche in Viale del Tramonto, come abbiamo visto in tanti film americani. Effettivamente arriva a un certo punto dove i ruoli cominciano anche a volte per le dive a scarseggiare e quindi ruoli belli, anche poi belli, divertenti, brillanti, multisfaccettati come questo, sono rari da trovare nella produzione italiana. Meno male che stanno arrivando, finalmente, come dicevo prima, arriviamo sempre in ritardo, cioè l'Italia arriva sempre in ritardo su delle cose che in realtà all'estero, in America, in Francia, ci sono da sempre. Invece questa velocità che ci invade ci porta anche questo, cioè il fatto che ci sono generazioni talmente veloci e sostituzioni talmente veloci che non ti fanno godere neanche il tempo che ci metti per arrivare a quel punto. Cioè un artista magari ci mette 30 anni, 40 anni ad arrivare a un punto e si guarda intorno ed è superato da un personaggio che è apparso ieri pomeriggio. E allora dici, ma perché? L'Italia dovrebbe anche capire questo. Questo è una serie cinematografica, una qualità cinematografica che, ecco, come hai detto tu, ripeto, può aiutare, nel senso aiuta quello che hai detto tu, cioè, aiuta forse a far capire che ci sono, possono esserci anche dei ruoli per attori più grandi che ci hanno messo tanto ad arrivare lì e quindi ed è giusto che continuino E se hanno talento. a proposito di questo, invece c'è un ruolo che tu sogni di interpretare, c'è un ruolo che sta ancora nel cassetto che vorresti tanto fare? Te lo dico però non ridere, No, no. è proprio l'opposto di me, un santo, però chiamandomi Assisi, no? C'è una parte di me, ci avrebbe voluto fare San Francesco, sono troppo grande ormai, posso fare un San Francesco, però San Francesco è morto giovane, quindi non lo so, potrei essere un redivivo San Francesco. No, davvero mi sarebbe piaciuto farlo, vedere come affrontare l'idea di un mistico, insomma di qualcuno
che ha una spiritualità più, più forte. Allora, in attesa che qualche produttore che sta vedendo questa intervista ti chiami per farti fare il santo, nel frattempo dove altro ti vediamo? Non accadrà mai, mi vedrete, dove altro mi vedrete al cinema con una... un'altra commedia scritta e diretta e interpretata da me che si chiama Il mio regno per una farfalla, che uscirà al cinema a maggio. Quindi ci siamo quasi. Eh sì, allora, sto montando. Dacci l'appuntamento per Gloria invece, un po' più vicino. Per Gloria l'appuntamento è il 19 febbraio su Rai 1 e vi aspetto. Grazie e complimenti. Grazie a voi.